Questo programma è offerto da Omicidio Petrucci, ergastolo per Caruso. Bagheria, intimidazione di un assessore. Sport, calcio e rosanero si preparano per il Bari. Spettacolo, carnevale in provincia. Palermo, omicidio Petrucci, ergastolo per Caruso. Il GIP Daniela Cardamone condanna all'ergastolo Samuele Caruso per l'omicidio di Carmela Petrucci, la giovane studentessa palermitana di 17 anni, uccisa il 19 ottobre del 2012 nel tentativo di difendere la sorella Lucia. Quel maledetto giorno, Caruso, che non si era arreso alla rottura da Lucia Petrucci, aspettò la ragazza sotto casa in via Orditore, armato di coltello. Mentre Lucia sopravvisse miracolosamente, la piccola Carmela perse la vita. Secondo la perizia dell'accusa, l'omicida, al momento dell'uccisione, era capace di intendere e di volere. Caruso, inoltre, è stato condannato a versare una provvisionale di 500.000 euro alla famiglia della vittima, che ieri era presente in aula in attesa della sentenza. Bagheria. Intimidazioni a un assessore. L'assessore Gaetano D'Agati, nelle ultime settimane, è stato vittima di almeno 6 atti intimidatori. A rivelarlo è stato il sindaco Vincenzo Lomeo nel corso del Consiglio Comunale dedicato al caso del ritrovamento delle bare bruciate al cimitero. Contro D'Agati sono stati emessi a segno diversi piccoli danneggiamenti alla casa di campagna, scritte intimidatorie e recentemente anche il recapito di una lettera dai toni pesanti. L'amministrazione, il consiglio comunale e circoscrizionale, intanto, esprimono la loro vicinanza all'assessore, con la consapevolezza che l'attività istituzionale andrà comunque avanti e non sarà condizionata da atti vili e intimidatori. Miss Ilmeri. A scuola di legalità, successo per il progetto dell'Associazione Culturale Sicilitudine. L'associazione socioculturale a sfondo antimafioso nasce nell'agosto del 2013 da un gruppo di giovanissimi misilmeresi. Mossi da un senso di responsabilità civica e rivalsa nei confronti di una società in cui è alto il tasso di illegalità, decidono di impegnarsi nel sociale cercando di sensibilizzare soprattutto i più piccoli. Motivo per cui il primo progetto, frutto di una collaborazione con Libera, consiste in degli incontri con alcune classi delle scuole medie di Misilmeri e Portella di Mare. Durante questi incontri i ragazzi affrontano l'argomento mafia, producendo poi degli elaborati su delle figure di spicco dell'antimafia. Questi lavori a sua volta saranno mostrati al pubblico giorno 21 marzo, giornata della memoria delle vittime di mafia, che sarà alla scuola media centrale Cosmo Guastella di Misilmeri. Altavilla Milicia. Con l'accusa di rapina aggravata, il concorso all'Agenzia del Banco di Sicilia di Altavilla Milicia, il nucleo investigativo dei Carabinieri e la squadra mobile di Palermo hanno arrestato Dionisio Mineo, 23 anni. La rapina venne compiuta il 13 febbraio dell'anno scorso da 3 banditi. L'identificazione è stata possibile grazie al confronto della descrizione fornita dalle vittime con le foto segnaletiche di pregiudicati in possesso degli investigatori. Le indagini proseguono per identificare gli altri 2 giovani complici della rapina. Ficarazzi.
Ieri sera si è spento il nostro concittadino Ignazio Spanò, presidente della Casa Artigiani dal 1998. Ignazio Spanò inizia la sua militanza nel mondo dell'artigianato negli anni Ottanta come delegato comunale di Ficarazzi. Fin dal suo primo incarico, all'epoca della presidenza di Giuseppe Guarino, mostra costante impegno e dedizione verso le attività rivolte allo sviluppo dell'artigianato e nei periodi di crisi che investono la categoria. Riesce a tutelare e a difendere gli interessi degli artigiani di Ficarazzi, di cui era divenuto un vero e proprio punto di riferimento, avviando una stretta collaborazione con enti e istituzioni. Nel corso degli anni ricopre numerosi incarichi come componente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, componente della Giunta della Camera di Commercio e ancora vicepresidente del Consorzio Fidi. Da parte di tutti noi sentite condoglianze alla famiglia Spanò. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, coprì la latitanza di Provenzano, sequestrati beni ed anziano. La Guardia di Finanza ha confiscato beni per circa 15 milioni di euro a Bernardo Rina, corleonese di 75 anni, accusato di aver coperto la latitanza del boss Bernardo Provenzano. I sigilli sono stati apposti a 44 terreni e 4 fabbricati tra Corleone e Monreale. Secondo gli investigatori, l'anziano non solo avrebbe aiutato il boss durante la latitanza, ma sarebbe stato il suo postino, favorendo la circolazione dei pizzini tra Provenzano e gli altri boss mafiosi. Intanto la modalità della confisca dei beni ai mafiosi diventa anche a tutti gli effetti una legge europea. La normativa UE tenderà a promuovere non solo la confisca dei beni, ma anche il loro riutilizzo a scopi sociali. Villa Abate, il primo circolo didattico, ha partecipato al progetto Se Vuoi. Se Vuoi, questo è il nome del progetto promosso dalla Polizia della Questura di Palermo, a cui ha preso parte una classe del primo circolo didattico di Villa Abate, la quinta C. I bambini, accompagnati dai poliziotti della squadra mobile nel corso della tappa presso la caserma Lungaro, sono stati condotti a bordo di un pullman della Polizia di Stato attraverso luoghi significativi della lotta alla criminalità organizzata, dalla casa di Padre Pino Puglisi alla sede dell'associazione Addio Pizzo, dalla caserma Lungaro alla questura di Palermo, dalla casa di Peppino Impastato a quella di Tano Badalamenti, oggi bene confiscato, fino alla sosta conclusiva sul luogo della strage di Capaci, dove i piccoli hanno sentito direttamente da chi quel giorno c'era il racconto dei fatti. Preziose sono state le numerose testimonianze di chi ha fatto e continua a fare di sé baluardo contro l'illegalità e il malaffare, denunciando per esempio il proprio estortore o scegliendo di tutelare lo Stato anche a rischio della vita, come gli uomini della scorta. Il progetto punta alla formazione dell'uomo e della sua coscienza già a partire dalla più giovane età. Si veste della logica del proporre senza imporre, perché solo l'esercizio libero dell'amore può cambiare il cuore dell'uomo. Porticello, furti nei pescherecci, arrestato.
La Capitaneria di Porto ha arrestato Filippo Fazio, 40 anni, per furto nelle imbarcazioni ormeggiate a Porticello. Le manette sono scattate a seguito di alcune indagini iniziate dalla Guardia Costiera mesi prima. Da tempo, infatti, le denunce per furti nella zona del porto erano aumentate. Alcuni mesi fa, Fazio sarebbe stato sorpreso a bordo di un'imbarcazione rubata mentre stava prelevando in maniera illecita carburante da un peschereccio. Quel giorno il quarantenne riuscì a fuggire gettandosi in mare, ieri invece è stato il giorno dell'arresto. Palermo, in manette banda che terrorizzava gli autotrasportatori. Sgominata una banda di rapinatori di tir che dal 2009 ad oggi aveva messo a segno numerosi colpi. Gli agenti della Polizia Stradale di Palermo hanno fatto scattare le manette per 6 componenti di una presunta organizzazione specializzata in rapine a danni di autotrasportatori. Le indagini erano iniziate nel dicembre del 2009. L'operazione denominata CIAC aveva portato subito all'arresto di 4 dei componenti della banda, colti in flagranza, e alla liberazione dell'autista preso in ostaggio. Gli investigatori avrebbero accertato il coinvolgimento della banda in almeno 9 colpi. Gli arrestati sono accusati di sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione, recuperata refurtiva per diverse migliaia di euro. Trapani, arrestato un 25enne per violenza sui genitori. Continui soprusi, vessazioni sia fisiche che morali, lesioni provocate con qualsiasi oggetto. Vittime delle aggressioni sono stati dal 2007 due coniugi serviziati dal loro figlio di 25 anni a Valderice. La coppia, dopo anni di silenzio, si è rivolta ai carabinieri. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Padre e madre erano dovuti andare parecchie volte al pronto soccorso per farsi medicare, inventando scuse stravaganti per giustificare i segni della violenza sui loro corpi. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport, Palermo, i rosanero si preparano per il Bari. Seduta pomeridiana a porte chiuse per il Palermo al tenente onorato, proseguendo così la preparazione in vista della sfida casalinga sabato contro il Bari. I rosanero hanno svolto esercitazioni tattiche, concludendo l'allenamento con la classica partitella in famiglia. Ancora riatletizzazione per Andrea Belotti, che però è apparso in campo nella sfida in allenamento contro la squadra Primavera. Intanto ha parlato in conferenza stampa il centrocampista Enzo Maresca. Le sue sono state parole di fiducia nei confronti del progetto rosanero. Il regista infatti ha dichiarato di credere nella società e di trovarsi molto bene con i compagni. Spettacolo, carnevale in provincia. Continuano i festeggiamenti per il carnevale all'interno del nostro territorio. Tante le iniziative a Termini Imerese, dove oggi pomeriggio si terrà presso l'impianto sportivo del paese l'iniziativa Balliamo con i Nanni,
festa per bambini a cura degli amici di Via Navarra. Sabato invece partirà il carnevale a Collesano, previsto il concorso Peppe Nappa, dove si sfideranno le migliori maschere presenti alle sfilate. Questo programma è stato offerto da Un caro saluto a tutti voi amici di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 28 febbraio 2014. Tempo in peggioramento al nord per la formazione di un centro depressionario, pioggia anche al centro. Vediamo un po' che cosa ci dice il dettaglio grafico a questo punto. Al nord nuvolosità diffusa, inizialmente deboli piogge sparse, poi nel corso del pomeriggio il tempo peggiora con precipitazioni che diventano più diffuse e moderate su gran parte delle regioni. Al centro molto nuvoloso ovunque, dapprima piogge in Toscana, poi peggiora anche sul Lazio e Sardegna occidentale con precipitazioni via via più moderate. Verso sera piogge forti sull'alta Toscana, anche con temporali, cattivo tempo anche sul Lazio, specie nell'area centro-meridionale, con temporali. Più asciutto invece sui versanti adriatici. Vediamo al sud, di primo mattino piogge sulle coste tirreniche e calabresi, ma fortunatamente migliora, cielo poco parzialmente nuvoloso altrove. Verso sera arrivano delle piogge anche sul nord della Campania. La neve cadrà debole sulle Alpi, sopra i 600-700 metri, in Appennino abbiamo visto sopra i 900-1000 metri circa. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime in diminuzione, vedete, su tutte le regioni, comprese tra 1 e 8 gradi ovunque. Durante il giorno prevediamo 8-12 gradi al nord, fino a 14 gradi al centro e 12-16 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Grandi novità prossimamente sul nostro sito, migliorie che lo renderanno ancora più interessante. Continuate a seguirci, è gratis e solo su ilmeteo.it, dove la IL fa la differenza. Ciao!